Buongiorno a tutti, sono Davide Facchinetti, un ricercatore dell'Università degli Studi di Milano e più nello specifico io opero presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano. Quella che volevo affrontare con voi oggi è una tematica che da sempre è piuttosto spinosa. Per quanto riguarda l'agricoltura italiana, perché questa tematica riguarda di fatto un accadimento che si verifica purtroppo molto più spesso di quanto si vorrebbe e che fa registrare un tasso di mortalità in agricoltura molto elevato, e questo evento è il ribaltamento del trattore agricolo. Il ribaltamento del trattore agricolo purtroppo è sicuramente la principale causa di mortalità nel comparto agricolo e incide in maniera pesante sui report statistici ufficiali e non che riguardano questo settore. Dal punto di vista delle statistiche ufficiali, vale già la pena ricordare che l'INAIL, che è l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione degli Infortuni sul Lavoro, registra mediamente per il solo comparto agricolo più di 150 incidenti l'anno come media. La media del quinquennio che va dal 2015 al 2019 appare a 158 incidenti mortali l'anno. Quindi già stando alle statistiche ufficiali abbiamo a che fare con un tasso di mortalità molto elevato, specie se si considera il fatto che in agricoltura il numero di addetti è comunque inferiore a quello dell'industria, eppure accade un maggior numero di incidenti mortali, tanto ne è che statisticamente da molto tempo il settore agricolo si contende quel triste primato di eventi luttuosi sul lavoro con l'edilizia. Ora, negli ultimi anni, con un po' di calo del settore edile, ci sono stati anche dei momenti dove l'agricoltura ha avuto il primato assoluto. E comunque sia, è tecnicamente un settore che può essere definito molto pericoloso. Il ribaltamento del trattore tecnicamente avviene per diversi motivi e sicuramente il primo motivo è da ricercare nelle caratteristiche tecniche del mezzo. È un mezzo molto particolare, il trattore agricolo è un mezzo che nella tipologia più classica, più comune, quella del trattore da campo aperto, quello del trattore grande per intendersi, deve avere una gran luce libera dal suolo per consentire di fare le arature entro solco, per consentire di passare sopra le andane durante la raccolta. E quindi, gioco forza, questo comporta un baricentro che diviene molto alto rispetto alla base d'appoggio. Se si considera poi che nella stragrande maggioranza dei casi, anzi nella quasi totalità, a parte alcuni schemi molto particolari, il trattore non è dotato di sospensioni. Questo non fa altro che acuire la sua propensione a diventare instabile in particolari condizioni. Tanto ne è che è noto più o meno a tutti che sterzando di colpo con un trattore lanciato a 40 all'ora anche su asfalto perfettamente pianeggiante, è assolutamente certa la possibilità di ribaltarsi, cosa che con l'autovettura dotata di sospensioni di un baricentro più basso non avviene. Quindi tutte le problematiche che sono anche connesse con una grossa presenza sul territorio di trattori da vigneto e frutteto, che hanno in questo caso la caratteristica di avere una base d'appoggio molto stretta perché la carreggiata si riduce molto, in alcuni casi va addirittura al di sotto del metro tranquillamente per i vigneti stretti, pongono questo veicolo molto particolare in condizioni di instabilità molto frequentemente.
Ora c'è anche un'altra caratteristica che può dar luogo a ribaltamento molto particolare, che è la caratteristica comune a tutti i trattori isodiametrici. I trattori isodiametrici, per intendersi quelle con le ruote davanti dello stesso diametro di quelle di dietro, hanno la caratteristica di avere il motore portato molto a sbalzo sull'anteriore, quindi caricano con il loro peso totale l'asse anteriore in maniera preponderante rispetto a quello posteriore. Abbiamo una distribuzione di pesi media del 60% anteriore e 40% posteriore. Questo significa che in condizioni di necessità di frenare molto repentinamente, specie senza carichi al posteriore, con carichi trainati, con questa tipologia di macchine ci sia anche il rischio di ribaltamento verso l'anteriore, quindi rovesciamento anteriore, che comunque si verifica nella media in un numero di casi abbastanza limitato, il 5% dei casi totali. Sicuramente il ribaltamento laterale, che inizia con un coricamento laterale, è sicuramente la causa più frequente. Mentre altra causa abbastanza importante per circa il 20% dei casi è l'impennamento, il rovesciamento posteriore, che si verifica soprattutto quando si marcia in salita e spesso con carichi portati sull'attacco a tre punti, quindi con carichi portati a sbalzo. Principali problematiche che possono essere coinvolte con il ribaltamento con esito nefasto sono innanzitutto l'assenza o il non utilizzo degli idonei dispositivi di protezione, che sono poi i ROPS, Rolling Over Protective Structure, cioè strutture di protezione in caso di ribaltamento del trattore, unite alla cintura di sicurezza, perché ovviamente la cintura di sicurezza è indispensabile insieme al ROPS per garantire all'operatore di rimanere collocato al posto di guida e quindi all'interno di una zona che può essere definita relativamente sicura nel caso il trattore si ribalti. Senza cinture di sicurezza, ma con ROPS, c'è anche la possibilità, come purtroppo qualche volta è accaduto, che l'operatore sia sbalzato dal trattore durante il ribaltamento e che sia proprio il ROPS a infierire con un colpo mortale sul conducente. In alcuni casi c'è anche una forte negligenza e/o una mancata istruzione corretta degli operatori sui rischi connessi alla conduzione dei mezzi agricoli. Mi riferisco soprattutto al caso degli hobbisti, non tanto a quello degli operatori professionali. Inoltre, sicuramente dobbiamo fare i conti con il fatto di avere in Italia uno dei parchi macchine in termini di trattore che è tra i più obsoleti in Europa. Diverse ricerche effettuate anche in tempi recentissimi e restituiteci proprio da una coma parlano di una vita media del trattore, di un'età media del trattore di circa 26 anni. Questo ci fa capire che ci sono nelle aziende ed operano costantemente anche trattori che magari di anni ne hanno 40 o 50, quindi è chiaro che questo diventa problematico in termini di sicurezza, perché negli ultimi 50 anni i progressi in termini di sicurezza sono stati enormi sulle macchine, non fosse altro per l'introduzione anche dell'obbligo di installazione dei dispositivi di protezione come i ROPS, che 50 anni fa non erano obbligatori e nessuno installava. Altra problematica è probabilmente dovuta alla necessità di effettuare dei controlli sul parco macchine in maniera un po' più rigida rispetto a quanto accade oggi e magari bisognerebbe trovare il modo, il sistema che adesso non c'è dal punto di vista legislativo, di effettuare i controlli anche su tutti quei mezzi che non sono abilitati alla circolazione su strada pubblica, quindi non sono targati e che sono impiegati da figure non professionali, quindi dagli hobbisti.
Inoltre, c'è da rilevare che gioco forza per questioni legislative, non certo per dolo o per colpa, non tutti gli incidenti mortali vengono registrati dall'INAIL, ma ovviamente l'INAIL va a censire e a registrare, come è richiesto per la sua funzione, quelli che sono gli incidenti effettivamente denunciati e relativi alle figure professionali, cioè all'imprenditore agricolo a titolo principale, a titolo secondario, al contoterzista e al dipendente del contoterzista. Non rientrano quindi, non possono rientrare nelle statistiche ufficiali INAIL tutti quegli accadimenti che avvengono a carico di pensionati che di fatto non dovrebbero essere a lavorare in quel momento col trattore, oppure di semplici hobbisti che al di fuori della loro attività lavorativa normale si occupano anche di agricoltura. Dal punto di vista tecnico, sicuramente il miglior alleato che un operatore può avere in caso di ribaltamento è la presenza di un ROPS, di una struttura quindi atta a dare una protezione di tipo passivo all'operatore durante il ribaltamento del mezzo. Quindi ci sono state in passato e ci sono ancora ogni tanto dei tentativi di innalzare il livello di sicurezza attiva del trattore, ma quindi magari consentendogli con degli assi snodati di affrontare pendenze sempre maggiori prima che si inneschi il ribaltamento, oppure anche di installare degli automatismi particolari per spostare il baricentro più a monte o per utilizzare dei puntoni ad espulsione automatica per fermare il ribaltamento, ma si tratta di sistemi che di fatto non hanno mai garantito un reale incremento del livello di sicurezza, perché alla fine, anche se si va ad aumentare il livello di stabilità, l'operatore ci si abitua e poi si porta sempre su pendenze più estreme, per esempio, oppure comunque utilizzando trattori con assi snodati, l'operatore che sta seduto al posto di guida ha meno la percezione del rischio che sta correndo, perché lui si sente sempre in posizione orizzontale, per cui di fatto si è visto e si è constatato anche con statistiche svolte in paesi dove ci sono molti più controlli e dove si è introdotto l'obbligo di revisione da tempo, che un utilizzo diffuso e massiccio delle strutture di protezione porta a un rapido decremento del tasso di mortalità in ambito agricolo dovuto al ribaltamento del trattore, che, ripeto, è la causa principale poi di mortalità in ambito agricolo. Ora, le tipologie di ROPS sono abbastanza varie, differenziate tra loro. Esistono dei ROPS molto semplici, ROPS a due montanti che possono essere montati al posteriore o all'anteriore del trattore. Quelli al posteriore possono essere fissi, possono essere parzialmente battibili. C'è anche un caso di telescopico, di sistema telescopico per l'abbassamento. Quelli anteriori a due montanti abbattibili sono dei ROPS molto particolari che possono essere installati solo sui trattori che noi chiamiamo specialistici, trattori che possono avere una carreggiata stretta, e secondo l'OCSE questi trattori, per poter montare questo tipo di ROPS, devono avere la possibilità di scendere al di sotto dei 1150 mm con almeno una delle due carreggiate. Come vedremo, questa tipologia di ROPS è molto problematica per la sicurezza, perché nasceva a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80 per dare la possibilità di fare anche delle lavorazioni sotto chioma. Faccio un esempio: sotto i pergolati o sotto il tendone pugliese, mantenendo la struttura di protezione abbassata. Ora, tutto questo si può dire che, ma dal punto di vista legislativo, non è più possibile, perché oggi, con l'avvento del decreto legislativo 81 del 2008 sulla sicurezza del lavoro, che ormai è entrato in vigore 12 anni fa, l'obbligo
di mantenere in posizione di sicurezza la struttura c'è praticamente sempre. Quindi il problema che rimane è dato dal fatto che per movimentare queste strutture, per abbassarle e sollevarle sui trattori usati, sui trattori vecchi, in alcuni casi bisogna compiere degli sforzi davvero importanti. Noi abbiamo fatto come Dipartimento un'indagine nel recente passato, abbiamo riscontrato che nei casi peggiori bisognava effettuare uno sforzo all'inizio del sollevamento pari a 40 kg, come se si volesse sollevare un carico, un pacco da 40 kg, che ovviamente è un qualcosa che a una persona massiccia e ben allenata non costa uno sforzo enorme, ma comunque importante, ma è anche uno sforzo che di fatto non tutti sono in grado di esercitare, per cui questo è già un grosso problema. Altre tipologie di strutture di protezione sono magari le cabine di protezione che, oltre alla protezione ROPS, offrono anche un'ottima protezione dal punto di vista climatico contro gli agenti atmosferici e gli agenti meteorici, le polveri e quant'altro, e i telai a quattro montanti. Sicuramente queste due ultime tipologie sono quelle da ritenere un pochino più sicure rispetto ai telai con solo due montanti, perché sono proprio costruite intorno ad una zona di sicurezza dove prende posto l'operatore e la proteggono sia nella parte anteriore che nella parte posteriore e sommitale in caso anche di corpi che dovessero affacciarsi dal corpi estranei che dovessero affacciarsi dal terreno durante il ribaltamento del mezzo. Comunque sia, tutti i ROPS, tutte le strutture di protezione per trattori agricoli devono essere omologate. Devono essere omologate secondo standard ben precisi. Noi del Dipartimento di Ingegneria Agraria siamo uno dei diversi centri abilitati dall'OCSE per effettuare questi test di omologazione in ambito nazionale. Test di omologazione che comunque possono essere ripetuti in qualunque parte del mondo con esiti praticamente identici perché è standardizzata molto bene la procedura di prova e sono definiti molto bene quelli che sono i limiti di accettabilità della prova. Un tempo, fino a più di 20 anni fa ormai, le prove venivano quasi tutte eseguite con metodologia dinamica, quindi si sollevava un cubo, un parallelepipedo di acciaio e cemento ad una determinata altezza, tale per cui una volta rilasciato lui andasse ad infliggere sulla struttura di protezione con un certo quantitativo di energia, un urto con un certo quantitativo di energia. Ora, più recentemente si sta passando sempre più spesso da parte dei centri prova all'esecuzione di prove di tipo statico, ovvero si infliggono gli stessi carichi, le stesse forze, le stesse energie sulla struttura di protezione, ma molto più lentamente. Questa è di fatto la differenza sostanziale. Questo perché c'è la possibilità di vedere cosa succede istante per istante, di dare delle indicazioni un pochino più precise al costruttore qualora la struttura non fosse in grado di resistere a determinati carichi, perché con la prova dinamica il costruttore può solo sapere se la struttura ce l'ha fatta o no, con la prova statica di fatto può capire anche quanto gli mancava per arrivare a farcela, cioè capire in quale momento la struttura ha ceduto, a quale livello di energia. Per cui è un pochino più comodo, ecco, per i costruttori, anche se l'impianto è un pochino più complesso. In linea generale, comunque, che si tratti di prove statiche, che si tratti di prove dinamiche, il requisito fondamentale, il requisito principale è il rispetto della zona di sicurezza. La zona di sicurezza è un volume disegnato intorno al sedile, al posto di guida, al sedile e al volante, che di fatto simula la presenza del conducente seduto al posto di guida e
assicurato il sedile con la cintura di sicurezza, ovviamente. Se durante l'effettuazione dei vari carichi, posteriore, laterale, durante gli schiacciamenti, questa zona di sicurezza non viene mai protetta dalla struttura e non viene mai invasa durante il naturale collassamento parziale della struttura, ebbene, se alla fine di tutti i carichi la zona di sicurezza rimane non interessata da eventuali sprotezioni o invasioni, la struttura può essere omologata. E, come vi anticipavo prima, fa parte del pacchetto sicurezza in caso di ribaltamento non solo il ROPS, ma anche la presenza di una cintura di sicurezza. Anche qua abbiamo a che fare con delle omologazioni specifiche per l'ambito agricolo. In questo caso però non si tratta tanto di omologare la cintura in sé. La cintura in sé è una cintura addominale a due punti che deriva praticamente sempre dall'ambito automotive e in ambito automotive è già stata testata per carichi enormemente superiori rispetto a quelli che vengono richiesti per la prova in ambito agricolo, perché ovviamente si ha a che fare con dinamiche molto diverse. L'auto può schiantarsi a 100 km orari, il trattore credo proprio di no, a meno che non parta in falso una discesa, ma questa sarebbe un folle quello che tenta di raggiungere quella velocità col trattore. Quindi sul trattore agricolo vengono omologati gli attacchi di fatto della cintura di sicurezza e si fa utilizzando dei carichi che dipendono anche dal peso del sedile e che vengono effettuati tramite pistone idraulico con dei tiri anteriori e posteriori che vedete esemplificati nelle fotografie di questa slide. Ora, l'obbligo di installazione del ROPS sui trattori in Italia, sui trattori classici, quelli più a carreggiata larga, quelli da pieno campo, è attivo a partire dal 1974. Però, come vi ho detto, ci sono ancora molti casi di trattori che hanno un'età superiore. Quindi in questi casi l'INAIL è intervenuto recentemente per fare delle linee guida molto complete, precise, che danno la possibilità a tutti gli utilizzatori di trattori agricoli che non erano dotati in origine di struttura di protezione o anche per i quali non è più disponibile la struttura di protezione come ricambio originale fornito dalla casa madre, perché magari il trattore in origine ce l'aveva, ma poi si è rotta o è stata tolta. Ebbene, con queste linee guida dell'INAIL, il proprietario ha la possibilità di farsi realizzare da un'azienda specializzata, dal fabbro di paese o anche in proprio, una struttura di protezione che può ritenersi già omologata per il trattore e che lo mette in regola dal punto di vista legislativo. L'INAIL dà la possibilità di fare diverse tipologie di telaio, dal due montanti anteriore, due montanti posteriore, a quattro montanti, che possono essere installate su tutte le tipologie di trattori oggi circolanti e addirittura per almeno l'80% del parco macchine circolante è arrivata a definire i disegni di ogni singolo dettaglio della struttura di sicurezza, per cui tecnicamente si può dire che non ci sono più scuse, cioè la possibilità di fare un telaio capace di garantire un margine di sicurezza elevato oggi c'è ed è alla portata di tutti poter ottemperare a quelli che sono gli obblighi legislativi. Per quanto riguarda l'analisi che stiamo effettuando sui ribaltamenti dei trattori agricoli, occorre una brevissima premessa. Noi abbiamo iniziato di fatto nel 2007, a metà del 2007, perché mi si è acceso un campanello d'allarme. Noi storicamente, io, il professor Domenico Pessina, che interverrà dopo, il professor Ettore Gasparetto, che è stato nostro maestro, il professor Febo, che collaborava con il professor Pessina,
storicamente ci siamo occupati di sicurezza sul lavoro in ambito agricolo. Ebbene, nel 2007 cominciavano ad arrivarmi da amici una serie di segnalazioni che riguardavano degli accadimenti di ribaltamento del trattore con esito mortale accaduti in Italia, e mi venivano restituiti attraverso email che, contenenti dei link al web. Ebbene, qualche giorno di giugno, mi pare, o di maggio, mi sono accorto che ho ricevuto 5 email che riguardavano 5 accadimenti diversi, quindi 5 infortuni mortali in un solo giorno. Abbiamo fatto una breve chiacchierata con il professor Pessina e abbiamo deciso da quel momento di cominciare a catalogarli, questi incidenti, a metterli da parte, a metterli su un file Word. Poi, quando ha cominciato a finire l'anno e avevamo dei dati parziali, ci è venuto il dubbio che questi dati comunque portassero a un numero di accadimenti mortali molto superiore rispetto a quello delle statistiche ufficiali. Abbiamo deciso quindi, a partire dal 2008, di standardizzare in qualche modo la metodologia con la quale scandagliare il web, con la quale archiviare i dati, per mettere in piedi di fatto un osservatorio. Cosa è emerso? È emerso da una prima analisi che si era conclusa nel 2014 che ben il 61% dei trattori coinvolti in ribaltamenti con esito fatale non era dotato di ROPS, quindi non aveva ancora alcuna struttura di protezione in caso di ribaltamento del trattore. Anche un'altra analisi svolta su 205 incidenti avvenuti tra il 2002 e il 2012 da Bologna, dalla professoressa Rondelli, ha dimostrato invece che erano ben il 71,7% i trattori non dotati di ROPS, quindi in ogni caso una percentuale altissima e quindi un problema enorme che è doveroso risolvere nel tempo più breve possibile. Questo è il motivo per cui abbiamo istituito questo osservatorio, quindi per promuovere di fatto e incentivare le azioni di sorveglianza che possono contribuire a limitare il verificarsi di queste fatalità. Come abbiamo fatto l'indagine? L'indagine che abbiamo fatto, di fatto l'abbiamo condotta utilizzando il web. Utilizzando il web, sul quale compaiono quasi sempre gli accadimenti nefasti, soprattutto appaiono sui portali di cronaca locale, ovviamente, perché il ribaltamento del settantenne che avviene in una remota provincia della Val d'Aosta, che è Aosta ovviamente, non assurge agli onori della cronaca per la Sicilia o per la Calabria ovviamente. Però grazie al fatto che ormai tutti, anche i più piccoli portali di informazione locale, sono presenti sul web, da una singola postazione in qualsiasi parte sparuta del mondo è possibile accedere alle notizie che riguardano anche le province più remote. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fin dal 2008 standardizzato il metodo di ricerca. Il metodo di ricerca prevede l'utilizzo del motore di ricerca Google, che è il più comune, e una serie, una quindicina di parole chiave da utilizzare, come morto trattore, ribaltamento trattore, incidente trattore, ribaltamento trattore, ribaltamento mortale, eccetera, eccetera. Per tutte queste serie di parole chiave viene effettuata la ricerca mese per mese, quindi ogni fine mese si fa la ricerca e si restringe con le opzioni di Google il campo di ricerca al mese appena terminato. A questo punto si vanno a leggere tutte le prime, non 10 pagine di, restituite da Google,
ma 10 pagine per 20, quindi 200 pagine. Una volta lette tutte queste 200 pagine, si vanno a catalogare gli incidenti e sicuramente con questo metodo è stato possibile avere una catalogazione di un numero di incidenti che è stato molto più elevato rispetto alle statistiche ufficiali, ma semplicemente per il fatto che così è possibile censire anche tutti quegli accadimenti che non sono correlati direttamente al lavoro, ma al hobby o al lavoro, tra virgolette, che è poi il lavoro svolto dal pensionato che non dovrebbe più lavorare. Poi vedremo quanto drammatico è questo caso. Sicuramente a favore del metodo c'è una grande semplicità e immediatezza, quindi, di rilevazione, e c'è la possibilità di accedere a numerose informazioni, soprattutto confrontando i diversi articoli che vengono pubblicati. Abbiamo l'esempio di sotto, già da un brevissimo trafiletto, che è uno degli articoli più brevi che si possono trovare sul web, era possibile capire la data di accadimento, quindi il giorno della settimana, l'età del defunto e dove è accaduto l'incidente. Poi, se è possibile accedere, e spesso lo è, alle fotografie reali scattate durante, dopo l'accadimento dell'incidente, scusate, è possibile ricavare una serie ulteriore di dati: l'organo di propulsione, gommato, cingolato, cingolo in gomma, tipologia di ROPS, costruttore del trattore coinvolto, eventualmente attrezzo collegato. E questi sono degli esempi di fotografie che hanno permesso di ricavare una serie di dati ulteriori. In questo caso occorre dire che la catalogazione, l'archiviazione, l'analisi delle fotografie è già un pochino più problematica rispetto a quella degli articoli, perché occorre un po' di memoria storica, occorre confrontare ogni singola fotografia con tutte quelle già catalogate nei 12 anni precedenti per vedere che non sia un riutilizzo di una foto di repertorio, per così dire. Quindi questa è un'altra analisi che facciamo, perché non molto spesso, ma con una frequenza direi del 10-20% dei casi totali, vengono utilizzate dai giornalisti delle foto di repertorio, quindi non correlate strettamente con l'incidente che viene descritto nell'articolo. Ovviamente questo tipo di analisi ha anche dei punti di debolezza. Per esempio, possono esserci degli incidenti che neanche assurgono agli onori della cronaca locale, e ovviamente non siamo in grado di catalogarli neanche noi. Ci sono degli incidenti che magari vengono riportati sull'articolo come incidenti gravi perché non causano la mortalità immediata a seguito del ribaltamento, ma la causano poi dopo 7-10 giorni di ricovero in ospedale o 7-10 giorni a casa o quant'altro. Quindi spesso e volentieri in questi casi si perde la traccia dell'evento luttuoso, perché non torna agli onori della cronaca la mortalità successiva all'evento nefasto. Cosa abbiamo censito? Noi abbiamo censito purtroppo un numero enorme di ribaltamenti con esito fatale, 1414 in 12 anni. Con una variazione che, come vedete rappresentata in questa slide, purtroppo non mostra un trend in decrescita, ma mostra un trend piuttosto stabile. Abbiamo un numero di vittime che è sempre compreso tra le 100 e 140 l'anno, con una media di ben 118 decessi l'anno, ripeto, solo dal ribaltamento del trattore agricolo. Cosa abbiamo visto poi? Che, come ci si aspettava, la maggior parte di questi eventi luttuosi accadono nei mesi estivi, dove c'è il picco del lavoro in ambito agricolo. Come vedete, aprile, maggio, giugno e luglio, magari anche agosto, sono sicuramente i mesi più caratterizzati da un gran numero di eventi luttuosi, che però comunque
nel periodo invernale diminuiscono, ma purtroppo non vanno a zero, non si azzerano. Vediamo anche il numero di incidenti per giorno della settimana che ha una differenza abbastanza marcata rispetto a quella che si riscontra nell'ambito edile o nell'ambito dell'industria, dove nel weekend, il sabato e la domenica, gli incidenti vanno pressoché a zero. Questo in agricoltura non avviene. Sì, c'è una lieve diminuzione degli incidenti alla domenica, ma quelli del sabato rispetto al resto della settimana sono assolutamente in linea. Anche per quanto riguarda la domenica, la diminuzione non è elevata, non è sostanziale, a dimostrazione del fatto che in agricoltura spesso sabati e domeniche non ci sono, specie nell'allevamento. Comunque sia, c'è un'elevata incidenza di mortalità dovuta agli hobbisti che appunto concentrano la maggior parte delle ore lavorate in ambito agricolo proprio nel weekend. Abbiamo analizzato anche le classi di età e questo è il dato sicuramente più importante ed allarmante. Le classi di età che sono correlate agli incidenti con esito fatale più critiche sono quelle delle età più elevate, cioè vedete che la classe di età che ha registrato più di 350 incidenti luttuosi è quella compresa tra 71 e 80 anni. Abbiamo più di 150 eventi luttuosi, 151 a carico di ultra ottantenni. È un dato che deve far pensare. È un mezzo pericoloso, sicuramente, il trattore agricolo, ed è anche noto che con l'avanzare dell'età i riflessi decrescono, per cui sono cose che sicuramente devono fare pensare un po' il legislatore. Comunque sia, anche le classi di età più basse non sono esenti da accadimenti luttuosi. Quello che colpisce sono quegli 8 decessi nella fascia di età che va dai 0 ai 14 anni. È vero che nella quasi totalità dei casi si trattava di bambini, purtroppo indebitamente trasportati sul trattore agricolo da un adulto che andava poi a ribaltarsi con il trattore. Ci sono stati anche un paio di casi di ragazzini che per negligenza, per errore, per incuranza si sono messi alla guida del trattore e purtroppo si sono ribaltati. Ora, l'analisi dal punto di vista delle zone dove accadono più incidenti. Abbiamo catalogato gli incidenti regione per regione. Abbiamo visto che alcune regioni come la Toscana sono sicuramente più critiche, con ben oltre 140 accadimenti registrati in 12 anni, ma anche Veneto, Campania, Emilia-Romagna e Abruzzo non sono molto indietro, quindi hanno degli accadimenti molto frequenti anche in questi casi. Si tratta di regioni che si accomunano un po' per l'orografia e per la presenza di molti terreni coltivati anche su pendenze abbastanza importanti. Questo può essere uno dei motivi per i quali c'è questa maggiore incidenza in queste regioni. Abbiamo fa poi fatto anche un'analisi per quanto riguarda il numero di accadimenti in ogni regione, ma confrontati con la popolazione residente. In questo caso abbiamo visto che la regione più critica da questo punto di vista è il Molise, dove abbiamo 0,9 incidenti ogni 100.000 abitanti. Questo si può spiegare, per esempio, con il fatto che nel Molise la popolazione comunque è abbastanza scarsa se paragonata con altre regioni e soprattutto l'incidenza del
operatività in ambito agricolo è molto elevata. Caso opposto, diametralmente opposto, è quello della nostra regione, quello della Lombardia, dove operiamo noi, dove invece la popolazione è elevatissima e molto bassa è la percentuale di impiego della manodopera in agricoltura, perché è molto forte il settore terziario, quello dell'industria sostanzialmente. Quindi questo spiega un po' l'andamento di questo grafico. Considerando invece, sempre in base alle statistiche dell'Istat, il numero di occupati in agricoltura assorge agli onori della cronaca la Valle d'Aosta, che insieme comunque a Molise, Liguria e Abruzzo dimostra che ci sono maggiori criticità in questi comprensori, dove si registrano circa 0,8-0,9 incidenti ogni 10.000 occupati. Quindi incidenti con esito fatale, ovviamente. Quindi in questo caso invece stiamo indagando la SAU, quindi la superficie agricola utile, e quello che ha destato il nostro interesse è il caso della Liguria. Nel caso della Liguria vediamo che il numero di incidenti mortali ogni 100.000 ettari di SAU è pari a 55, con una media nazionale pari a 15. Questo è abbastanza facile da spiegare se si considera la tipologia di agricoltura maggiormente praticata in Liguria, l'orografia del territorio, quindi caratterizzato da pendenze molto accentuate e da zone pianeggianti minime, quasi inesistenti, e dalla presenza anche di un gran numero di mini e micro aziende, nelle quali ovviamente il ricambio del parco macchine è sicuramente molto meno rapido rispetto a quello che avviene nelle grandi aziende, per cui sono una serie di cause che probabilmente portano a questi risultati. Tenendo conto, sempre facendo riferimento ai dati Istat, delle ore lavorate in agricoltura, è invece l'Abruzzo a registrare il primato con poco più di 1,5 incidenti mortali ogni 10 milioni di ore lavorate, mentre una regione caratterizzata dalla presenza anche di grosse aziende e di un grandissimo numero di impiegati in agricoltura, come la Puglia, riesce a mantenere il numero di incidenti per 10 milioni di ore lavorate al di sotto dello 0,2. Questo si spiega probabilmente con il fatto che in Puglia, ma sono assolutamente delle astrazioni che sto facendo in questo momento, con il fatto che in Puglia c'è un gran numero di persone addette alla raccolta manuale, che ovviamente non salendo sul trattore non rischiano di ribaltarsi, ma fanno salire molto il numero di ore lavorate in ambito agricolo, mentre in Abruzzo è molto più frequente la presenza delle piccole aziende condotte direttamente dal proprietario, e poi contestualmente a questo c'è la situazione orografica certamente favorevole all'accadimento dei ribaltamenti, per cui anche queste potrebbero essere le spiegazioni più logiche. Questo invece è un grafico che riporta e conferma un po' quello che ho appena detto un attimo fa per quanto riguarda l'Abruzzo, il numero di eventi fatali per trattori immatricolati. Anche in questo caso l'Abruzzo purtroppo di cose la fa da padrone. Risulta strano invece vedere come
tra le regioni più sicure da questo punto di vista ci sia il Friuli Venezia Giulia, che sicuramente dal punto di vista dell'orografia è messo ancora peggio rispetto all'Abruzzo. Eppure questo dato è quello che abbiamo di fatto rilevato. Considerando invece il totale dei veicoli circolanti, il rapporto più alto che abbiamo registrato è in Basilicata e Puglia. E in questo caso il numero di veicoli circolanti non è riferito al trattore agricolo, ma a tutti i veicoli targati, quindi comprese le autovetture, i camion, le motociclette, eccetera, eccetera. Quello che è importante soprattutto non è tanto vedere la differenza di andamento tra le varie regioni, ma la differenza dell'andamento rispetto al grafico successivo, al grafico precedente, scusate, che è quello che riguarda i trattori immatricolati. Cosa dimostra questo? Dimostra che se gli accadimenti per trattori immatricolati sono pari a 0,71 decessi ogni 10.000 trattori e quelli per il parco macchine generalmente immatricolato è pari a 0,54 morti ogni 10.000 veicoli, è un'ulteriore dimostrazione del fatto che il trattore agricolo è un mezzo molto pericoloso, soprattutto se si considera anche che mediamente le autovetture, che sono il grosso del parco macchine immatricolato, vengono utilizzate per un numero di ore molto superiore nell'anno rispetto al trattore agricolo, per cui questo potrebbe sicuramente dare una mano a corroborare la convinzione che questo mezzo particolare, il trattore agricolo, è sicuramente molto molto pericoloso. Dall'indagine che abbiamo fatto abbiamo anche riscontrato una scarsissima presenza di donne all'interno degli accadimenti luttuosi registrati. Può essere spiegato, ma anche qui è una nostra congettura che non è dimostrata con statistiche ufficiali, che le donne normalmente non vengono impiegate per la guida del trattore agricolo, ma più frequentemente vengono impiegate in altre mansioni meno pericolose. Per quanto riguarda la nazionalità, degli eventi registrati come luttuosi, questi sono tutti a carico praticamente di italiani, 1361, mentre un centinaio in totale sono a carico di cittadini di altri paesi, tra cui sicuramente il ruolo preponderante lo ha la Romania con 23 decessi. Quindi, dal punto di vista di dove sono accaduti gli incidenti, possiamo dire che il 71,4% è stato registrato in campo, quindi durante una lavorazione, il 18,9% durante il trasferimento e dall'azienda al campo, quindi su strada interpoderale, e il 9,7% su strada asfaltata, su strada pubblica. Per quanto riguarda la tipologia di mezzo coinvolto, l'82% dei trattori era a ruote e il 16,5% era cingolato. Molti però sono stati i casi, 713, quindi il 50% circa del totale, per i quali non è stato possibile stabilire le caratteristiche degli organi di propulsione. Da quello che abbiamo visto, il 57,6% dei trattori coinvolti in ribaltamenti mortali non aveva un ROPS, ma proprio non l'aveva di nessun tipo. Un altro quasi 20% aveva il rollbar anteriore, ma abbassato al momento dell'incidente. Quindi, se noi sommiamo il 57% al 20%, arriviamo a capire che ben il 77% degli incidenti mortali probabilmente poteva essere evitato utilizzando ROPS e cintura di sicurezza. Soluzioni. Soluzioni sono diverse. Sicuramente è necessario, ed è già stato fatto,
per gli utilizzatori professionali, istituire dei corsi obbligatori per la conduzione di questa macchina che è particolare dal punto di vista tecnico. Probabilmente occorrerebbe anche estendere questi corsi a chiunque voglia guidare un trattore, quindi anche al soggetto non professionale, perché di fatto oggi è esentato. È necessario spingere, e INAIL lo sta facendo con tutte le sue forze, perché venga finalmente istituita dai nostri politici l'obbligatorietà della revisione dei trattori agricoli. Questo sicuramente è il provvedimento più importante, perché si è visto che dove ciò è stato fatto, ha comportato una drastica diminuzione delle mortalità da ribaltamento del trattore agricolo, e quindi è sicuramente la soluzione più importante da mettere in atto nel periodo più breve possibile. È stato messo a punto anche un bando ISI per l'agricoltura con 65.000 euro di finanziamento per il rinnovamento del parco macchine, che sì, è importante, è interessante, ma sicuramente è insufficiente a garantire un vero rinnovamento del parco macchine italiano, che è uno dei più cospicui in termini numerici in Europa ed è anche uno dei più obsoleti, purtroppo. Per trattori a carreggiata stretta, quindi che possono essere dotati di roll bar anteriore a due montanti abbattibile, l'OCSE ha già introdotto l'obbligo di utilizzare di fatto degli agevolatori che permettono agli operatori di sollevare più facilmente il ROPS eseguendo degli sforzi mai superiori ai 100 newton, quindi 10 kg circa per intendersi, quindi sforzi che tutti di fatto possono operare tranquillamente. Altra possibile soluzione l'abbiamo messa a punto con i colleghi dell'Università di Bari, di Viterbo, di Palermo e con il CREA ENGE di Treviglio, e riguarda questo progetto Traclas finanziato da INAIL, che voleva che si mettesse a punto un trattore agricolo dotato di roll bar fisso, con un'altezza massima inferiore al 1,60 m, per permettere appunto le lavorazioni sotto chioma. Siamo partiti da un trattore commerciale, abbiamo effettuato le opportune modifiche a livello di gommatura, di carreggiata, di attacco a tre punti, abbiamo costruito un ROPS ad hoc assolutamente rigidissimo, e siamo riusciti a omologarlo, ad utilizzare le stesse metodologie previste per l'omologazione e a considerarlo quindi relativamente sicuro, e abbiamo alla fine costruito questo prototipo che ha dato dei risultati davvero interessanti, anche e soprattutto in termini, scusate, anche e soprattutto in termini di stabilità laterale. Abbiamo visto che la stabilità laterale è stata incrementata enormemente rispetto all'originale, e abbiamo ottenuto un primo distacco delle ruote posteriori su pedana ad oltre 45 gradi di pendenza, un ribaltamento completo che iniziava ad oltre 52, anzi a quasi 53 gradi di pendenza. Ancora più significativi i dati ottenuti con un'altra metodologia, che è quella che prevede di sollevare una sola ruota con un paranco. In questi casi siamo arrivati con la sterzata a destra e a sinistra intorno ai 64-65 gradi prima che si verificasse il ribaltamento. Quindi sicuramente in entrambi i casi delle pendenze sulle quali nessuno si azzarderebbe a marciare con un trattore. Quindi niente, grazie al contributo di INAIL siamo riusciti a prototipare questa macchina, e sicuramente ci aspettiamo nel più breve tempo possibile l'introduzione dell'obbligo della revisione agricola. Adesso per legge l'obbligo dovrebbe partire dal 2021, ma purtroppo a causa della pandemia in corso ci aspettiamo l'ennesimo rinvio. Speriamo che non sia così. Nel frattempo vi ringrazio per l'attenzione e resto a vostra disposizione per eventuali domande, delucidazioni o chiarimenti. Grazie.
C'è qualche momento di lag dovuto al fatto che la presentazione, voi la vedete 30 secondi dopo l'effettuazione del mio speech, del mio parlato, quindi attendo da voi le domande in chat alle quali darò immediata risposta. Grazie. Ok, abbiamo già delle domande. La prima domanda è: per il lavoro forestale in pendenza in bosco, qual è la tipologia di trattore più sicura? Beh, in generale per il lavoro in pendenza, qualunque esso sia, la tipologia di trattore più sicura è quella cingolata, perché col cingolo in ferro, si ha una enorme base di appoggio. Un incremento della stabilità anche laterale, ma dovuta soprattutto al fatto che il trattore cingolato, come caratteristiche, ha un baricentro molto più basso, ha una luce libera al suolo molto inferiore che gli permette questo, e quindi sicuramente questa è la tipologia più sicura. Altra domanda è relativa agli incentivi per la messa a norma. Cosa ne pensi? Sicuramente questa è una campagna da mettere in atto, perché con un impiego di risorse molto più esiguo rispetto a quella della sostituzione del parco macchine, può permettere di ottenere comunque dei risultati molto interessanti in termini di sicurezza. Per gli hobbisti, come si può promuovere la sicurezza? A mio parere, a livello legislativo. È possibile, per esempio, introdurre l'obbligo di ottenimento di quello che comunemente viene definito patentino anche per gli hobbisti che volessero guidare il trattore anche su strada pubblica, o magari reintrodurre quella che era la patente agricola di una volta. Come si promuove la cultura della sicurezza? Ad esempio, come si convincono gli operatori a sollevare l'arco? A mio modo di vedere, sicuramente mostrando loro delle immagini che purtroppo sono cruente, che sono quelle relative agli accadimenti già occorsi e che potrebbero permettere di responsabilizzarli un po' e di fargli capire come tante volte valga la pena perdere un minuto per sollevare l'arco e quindi marciare in condizioni di maggiore sicurezza. Questo è quanto, adesso se mi arrivano altre domande, se no potremmo ritenere concluso l'argomento. Saluto tutti e arrivederci alla prossima. Ciao a tutti.